Tutto il quartiere di Sant'Andrea è in festa per il ritorno di Martino Gianni. Allora, re della piazza, cos'è che ti ha fatto decidere a fare questo passo di ritorno verso il quartiere del tuo cuore? Io la cosa buffa è che l'hanno presa su un aspetto che non me lo sarei mai aspettato, e che è stato quello di scavare nel cuore, riportare alla mente quelle sensazioni quando ti vestivi, quando poi hai avuto la fortuna di correre giostra per il tuo quartiere, tutti i cori che ci cantavano, Sant'Andrea poverino perde sempre il saracino. E su questo lato qui sono riusciti a fare breccia e c'è stato questo riavvicinamento. Nel quartiere Biancoverdi, lo ricordiamo, sei diventato il re della piazza. No, 9 vittorie che insomma ti pongono sull'albo d'oro di questa manifestazione. Sì, no, ho avuto tante grosse soddisfazioni e poi effettivamente si sta parlando di un periodo giostresco dove le soddisfazioni nel nostro quartiere mancavano, quindi effettivamente sono dei bei ricordi. Oggigiorno è cambiato tutto il mondo della giostra e vediamo delle coppie in piazza che sono veramente competitivi, quindi il lavoro da fare sarà un lavoro certosino. Molto del merito della coppia che in questo momento sta andando veramente per la maggiore, mi riferisco a quella di Santo Spirito e tuo, quindi adesso inizierà un lungo lavoro a Sant'Andrea. Sì, deve iniziare questo lungo lavoro, a breve ci incontreremo per buttare giù un pochino di quelle che sono le basi. Sai, a Santo Spirito ho trovato tanta gente che veramente mi hanno accolto come una famiglia e poi veramente si è trovato dei ragazzi che non solo avevano voglia di imparare, ma anche caratterialmente sono dei vincenti. Quindi questa cosa aumenterà il loro impegno, quindi sarà sempre più difficile perché so, conosco bene le dinamiche di quel quartiere, un quartiere forte. Ho trovato questa famiglia e giustamente le sfide vanno accettate perché sennò credo che ultimamente c'era un po' troppo monopolio e vediamo se riusciamo con il lavoro, con l'impegno e con la fortuna a potergli mettere qualche dispiacere, non tanti perché sono bravi, però qualcuno magari sì. Sui social in tanti ti hanno fatto gli auguri, in bocca al lupo, un bentornato. Questo sta a significare che insomma te rappresenti la giostra del Saracino. No, io non è certo questa la mia ambizione. Io credo che comunque tutti chi amano la giostra possono dare il loro contributo. Io spero di dare il mio. Credo che questa cosa abbia dato spinta un po' a tutti i quartieri a lavorare più intensamente, a cercare di accorciare quello che è il gap tra Santo Spirito. E quindi per via di questo credo che la giostra ne guadagni molto, ecco, quello sì.